Ciao ragazze, no, non sono Nina Moric, però ho le sue labbra. Non so se avete notato un cambiamento in me. Perché, vedete? Ovviamente non sono andata dal chirurgo, non ho fatto niente di questo perché chi me lo passa? Ho utilizzato i Full Lips, che sono un prodotto che tante di voi mi hanno chiesto informazioni al riguardo, dove l'ho preso, come mi ci sono trovata, quanto tempo dura. Allora, ragazze, io personalmente questo prodotto l'ho ricevuto dall'azienda. Quindi vi lascio giù nell'info box il sito dell'azienda e la loro pagina Instagram. Quindi non vi so dire perché molte ragazze sono andate nei loro punti vendita che ci sono su Amazon e su eBay e hanno chiesto informazioni e hanno visto che hanno chiesto informazioni, oddio, e hanno visto che la spedizione per l'Italia non c'è. Io quello che vi posso dire è semmai di contattare l'azienda, di mandargli un'email e dire se ci sono le spedizioni per l'Italia, anche perché è un prodotto che hanno mandato a tante, tante, tante blogger italiane. Quindi penso che è anche loro interesse promuovere questo prodotto in Italia. Bene, per quanto riguarda la durata, ragazze, allora io questo prodotto qui l'ho tenuto su molto tempo. Non ve lo consiglio di fare i primi usi perché non fa bene, ma non fa bene neanche in nessun caso. Cioè, comunque è un prodotto che evita, diciamo, la circolazione del sangue perché comunque, vedete. Cioè, è anormale che io ho delle labbra così gonfie. E vedete? Sembrano rifatte. Comunque non è un prodotto che fa benissimo. Se per qualche foto, per sfizio, va bene, ma utilizzarlo sempre, 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 fa male. Inoltre, non ha una durata allucinante, nel senso non vi dura tutta la sera. Cioè, io, l'effetto mi è durato un'ora, ma perché l'ho tenuto su mezz'ora e comunque non è, non fa bene, anche perché io dopo averlo utilizzato non riuscivo a parlare perché avevo due labbra stile Valeria Marini, neanche Nina Moric, ma veramente enormi. E in quel caso mi sono durate un'ora. Già vedete, si stanno sgonfiando perché comunque l'effetto non dura tantissimo, quindi non vi aspettate grandi cose da questo prodotto. Si le gonfia senza alcun dubbio, però la durata è bassa, nel senso mezz'ora, massimo un'ora. Non vi dura per tutta la sera, quindi se voi volete un effetto wow, stile Alba Parietti o Nina Moritz per tutta la sera, o ve lo portate dietro in borsa, vi rinchiudete nel bagno e succhiate da questo robo e vi crescono i labbroni, altrimenti non c'è soluzione, almeno che non andate dal chirurgo a rifarvi le labbra. A me hanno mandato tutti e tre i Full Lips. Io personalmente utilizzo questo su tutte le labbra, anche perché è l'unico che mi permette di far entrare, insomma, tutte le mie labbra all'interno, perché per dirvi, questo qui che è nuovo, questo ve lo metterò in un giveaway per voi, non l'ho mai utilizzato, è minuscolo, quindi io non ho la possibilità di utilizzarlo e mi sembra giusto darlo a voi, comunque per farvelo provare. Per chi, diciamo, non ha la possibilità di prenderlo, non lo spedisco in Italia, io ve lo conservo e ve lo metto in un prossimo giveaway. Sono, diciamo, è adatto per le bocche sottili e piccoline. Penso che comunque qualcuna di voi, insomma, lo può utilizzare e mi fa piacere, insomma, regalarlo a voi. E poi un altro che utilizzo solo per la parte. Caduta la luce. Caduta la luce, si è emozionata anche la luce per le mie labbra. Che utilizzo solo per la parte centrale delle mie labbra ed è questo. Fatto largo. Così è schiacciato. Le mie labbra non ci entrano, quindi io lo utilizzo in questo modo e succhio al suo interno, si crea il sottovuoto e gonfio solo questo labbro in modo centrale, il labbro al centro e poi utilizzo questo qui. L'effetto che mi vedete su l'ho ottenuto grazie a questa forma, che è quella tonda. È questa qui e
E questo, ragazze. Allora, io, tante di voi, sia sul gruppo MAC Italian Fanpage, che saluto tutte le ragazze di quel gruppo che sono davvero molto molto carine, le mando un bacione. E anche sul mio Facebook mi avete chiesto tante informazioni, mi avete riempito di commenti per quanto riguarda i Full Lips, quindi mi è sembrato doveroso fare un video per spiegarvi un pochettino come funzionano. E la mia esperienza personale, perché questo prodotto ce l'ho da più di un mese. Allora, vi ripeto, l'effetto è davvero wow. Cioè, avete delle labbra fantastiche, per me che piace l'effetto labbro rifatto. Però, vi ripeto, non vi dura tantissimo, non è un prodotto che fa benissimo ed è da utilizzare, diciamo, nelle occasioni, così, per scherzo, per farvi qualche foto carina, però comunque non è un prodotto che vi dura, quindi non lo so, vedete voi. Per quanto riguarda dove potete reperirlo, vi lascio giù i contatti dell'azienda Full Lips e se non erro comunque si trovano su Amazon e su eBay. Potete chiedere a loro se effettuano spedizioni in Italia, anche perché le hanno spedite a tante blogger italiane, quindi penso che spediscono anche in Italia. Hanno un costo, mi hanno detto, basso, perché io non so neanche quanto costano. E quindi questi sono gli aggeggini che vi fanno i labbroni effetto rifatto. Infatti, quando pubblico le foto sul gruppo MAC di Facebook, tante ragazze mi chiedono se io ho le labbra rifatte e spiego sempre che utilizzo questi cosi perché l'effetto è quello, insomma. E niente, io vi bacio. Un ultimo, diciamo, coso, un'ultima inquadratura ai labbroni. E niente ragazze, questo è l'effetto dei Full Lips. Poi nel tutorial vedete insomma le mie labbra normali e le ho tenute su diciamo una mezz'oretta questo cosettino e l'effetto è quello insomma che vedete. Comunque niente, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Allora ragazze, tutto quello che dovete fare per prima cosa è idratare le labbra. Io utilizzo il lip butter della Labello alla vaniglia e macadamia, che mi piace davvero tanto. Nutre veramente tantissimo le labbra, mi sto trovando benissimo. Io l'ho preso quando stavo in offerta da Acquistapone e ve lo straconsiglio. Quindi adesso vado a prendere questo Full Lips qui, quello più grande, perché quello diciamo che mi trovo meglio e che per la forma delle mie labbra funziona, e lo vado a mettere e vado a succhiare all'interno in modo tale che si forma tipo un sottovuoto e rimane fisso sulle mie labbra e lo tengo, diciamo, io per dirvi, dato che lo utilizzo da tanto, riesco a tenerlo anche 10-15 minuti. Per chi, diciamo, l'ha acquistato da poco, vi consiglio di utilizzarlo gradualmente perché comunque funziona a pressione sanguigna e comunque diciamo si avverte un po' di fastidio quando lo utilizzate. E niente, io queste sono le mie labbra senza il Full Lips. Adesso vado a mettere il Full Lips, vado ad utilizzare il Full Lips e ci vediamo dopo e vi faccio vedere l'effetto. Questo è l'effetto, ragazzi. Ho appena tolto il Full Lips, non l'ho tolto in diretta, vi spiego perché. Perché vi si crea tutta la sputazza dentro al robot, stesso fatto che si gonfiano le labbra, quindi non era un bel vedere la mia sputazza in video, onestamente. E quindi niente, questo. Questo è l'effetto. Fa l'effetto dei labbroni di Nina Moric. E niente, ragazze, questo è quanto. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!